con Fabiano Parisi per parlare della stagione dell'Empoli, per parlare della sua stagione a livello personale. Prima però di entrare in questa stagione 2021-2022, vorrei parlare con te il campionato di Serie B dell'anno scorso, il campionato vinto dall'Empoli, campionato che per te si è chiuso con l'infortunio contro il Lecce, una beffa, no? Perché mi ricordo le immagini appunto della festa promozione, tu ovviamente gioivi, però allo stesso tempo dovevi fare i conti con l'infortunio. Com'è stato affrontare quel momento e com'è stato affrontare poi tutto il percorso di riabilitazione? Sì, certo che finire la stagione in quel modo non è proprio il massimo. Ho dovuto affrontare questo infortunio perché cioè, comunque uno durante la carriera va incontro a questi infortuni, ma l'importante è che esce sempre più forte di prima. Per quanto riguarda la stagione dell'anno scorso, è stata una stagione molto positiva, sia perché avevamo un grande mister e soprattutto un grandissimo gruppo che appunto ci ha permesso ad arrivare a quel livello della vittoria del campionato. Vittoria del campionato che ha portato in dote appunto la promozione in Serie A e per te si è trattato dell'esordio nel massimo campionato italiano. 4 anni fa giocavi in Serie D con la maglia dell'Avellino, hai scalato tutte le categorie dalla D alla Serie A in 4 anni. Ti chiedo se te l'aspettavi, quanto è stato difficile e che differenze hai trovato nel calcio di Serie A? Sì, beh, partire dal basso è sempre molto difficile. L'importante è che, cioè, il mio sogno era quello di arrivare in Serie A come ogni bambino. L'importante è scalare e allenarsi sempre con molta determinazione e tanti sacrifici. Sì, la Serie D rispetto alla Serie A, beh, è un campionato molto meno tattico, meno diciamo tecnico, ma soprattutto per quanto riguarda me principalmente, io ho sempre creduto in me, anche perché riuscivo appunto a vedere che avevo un passo diverso rispetto agli altri e a raggiungere il massimo campionato di Serie A. Senti, a proposito del massimo campionato, questa stagione, per te che sei anche un calciatore molto giovane, è anche un'occasione di essere in vetrina, no? Di metterti in mostra, di far vedere le tue qualità. E diciamo, insomma, ci stai riuscendo perché oltre all'azzurro che indossi domenicalmente con la maglia dell'Empoli, ti sei preso anche la soddisfazione di metterti la maglia della nazionale Under 21. Ti chiedo che cosa hai provato a indossare la maglia azzurra della nazionale. Sì, è una bellissima soddisfazione. Come ho detto prima, è un sogno che si avvera da un bambino e soprattutto diciamo, indossare la maglia del proprio paese è sempre un motivo molto importante, sia per quanto riguarda la mia carriera e per il mio futuro. A proposito di questo ti chiedo, hai fatto il primo passo, cioè quello della Nazionale Under 21, però insomma stai giocando nel calcio dei grandi, sogni quantomeno la possibilità un giorno di fare anche il salto in Nazionale Maggiore? Sì, io cerco sempre di dare il massimo, di crescere e di lottare ad ogni partita e dimostrare le mie potenzialità. A proposito, insomma, di sogni, c'era un giocatore che magari sognavi da piccolo, a cui ti ispiravi, oppure c'è anche oggi un collega, che magari guardi con curiosità per cercare di rubargli qualcosa? Sì, il mio idolo diciamo che era Jordi Alba oppure era Alexandro, però sì, per quanto riguarda le mie caratteristiche mi ispiro più a Jordi Alba, più tecnico, più dribbling, più velocità e quindi sì, a Jordi Alessandro più muscolare, Alba. Alexandro più muscolare, più difensivo e sì, questo. Ti piace spingere. Sì, a me piace spingere da metà campo in poi. Ce ne siamo accorti. Senti, parlando appunto della tua stagione, abbiamo fatto un po' un bilancio, ti chiedo anche un bilancio su quello che è stato fino ad oggi il campionato dell'Empoli. Sì, siamo partiti molto forti, abbiamo un bel gruppo di tutti i ragazzi giovani che si allenano sempre al massimo, diamo sempre il massimo ad ogni partita. Ultimamente stanno mancando i risultati, però le prestazioni ci sono, rimaniamo fino all'ultimo minuto in partita, per quanto riguarda anche
la prestazione è molto importante, cioè quello che ci chiede il mister lo mettiamo in pratica, e appunto mancano i punti che adesso servono fortemente. Ultima domanda, tu sei campano, qua ad Empoli tantissimi giocatori campani si sono affermati, il primo che mi viene in mente è Totò Di Natale, ma insomma ce ne sono altri di esempi illustri. Che c'è nell'aria di Empoli, che c'è in questa regione che vi fa rendere così bene? Beh, comunque Empoli è una piazza importante, soprattutto per i giovani, per la crescita di un giovane, perché non c'è tanta pressione rispetto alle grandi piazze. Comunque anche a livello dei staff si lavora bene, il giovane cresce molto bene qui ad Empoli, ma per quanto riguarda, diciamo, come hai detto te, il campano qui ad Empoli, penso che c'è quell'area che diciamo che confina con la campagna.